Salve gente, bentornati in un nuovo video. Oggi parleremo di Narmaya, per distacco uno dei personaggi più popolari del gioco e naturalmente uno dei più richiesti, e ciò per un paio di ottimi motivi. Non solo è in grado di spostare il centro di gravità del pianeta, ma è anche di gran lunga uno dei personaggi più forti dell'intero gioco, arrivando a infliggere oltre 40 milioni di danni con facilità grazie al suo stile di gioco divertente e intricato, che prevede lo scambio tra due ottime stance per aumentare il suo output di danni. Ci sono molte cose da tenere d'occhio con Narmaya, nonostante il suo kit non sia particolarmente complicato. In questo video vi mostrerò le mie build in game, vedremo il suo gameplay, le armi, le abilità, le ottimizzazioni generali, oltre che un piccolo trucco per non sbagliare mai il timing speciale di Narmaya e ottenere il massimo da questo personaggio e dal suo kit. Detto ciò, ciao a tutti, il mio nome è Midboss e bentornati in un altro video. La meccanica principale di Narmaya è il Butterfly Effect, cioè la capacità di scambiare tra due stance, una in cui tutti i suoi attacchi diventano evidenziati dal colore rosa quando vedete la farfalla rosa, e una in cui tutti gli attacchi diventano evidenziati con un colore blu quando la farfalla blu è visibile. Per cambiare stance basta premere il pulsante di attacco pesante, ovvero il triangolo o il pulsante Y a seconda di che tipo di controller avete, e a seconda della stance in cui sarete, le combo di Narmaya saranno notevolmente diverse. Le combo nella stance rosa sono molto più focalizzate sulla OE e presentano anche un attacco caricato che copre un'ampia zona infliggendo notevoli danni dopo la carica, mentre nelle stance blu le combo si concentrano su attacchi rapidi e mirati a un singolo bersaglio. Alla fine di ogni combo Narmaya guadagna una risorsa speciale, ovvero le farfalle che le vedete volare intorno, con un limite massimo di 6 farfalle. Queste potenzieranno le abilità di Narmaya in base a quante ne avete a disposizione. Iniziamo ora a vedere un po' di trick e suggerimenti. È importante notare che nella stance rosa gli attacchi base possono essere utilizzati come un gap closer, in quanto coprono una notevole distanza. Mentre l'attacco caricato richiede molto tempo, ma è possibile accelerarlo eseguendo la combo di base, cioè i 3 attacchi base, e alla fine tenendo premuto il pulsante, sempre quello dell'attacco base, per caricare molto più rapidamente. Inoltre le combo sono infinite, quindi è possibile alternare tra esse finché si continua a premere il pulsante nel momento giusto. A proposito di combo infinite, uno dei trucchi forse più importanti di Narmaya è proprio quello di ottenere farfalle extra eseguendo uno scambio stance durante alcune combo specifiche. Ad esempio, durante l'attacco caricato nella stance rosa, premendo il pulsante di scambio stance al momento giusto si ottengono delle farfalle aggiuntive, aumentando i danni e le risorse di Narmaya, oltre che permetterle di effettuare un attacco speciale molto forte una volta effettuato lo scambio. A proposito di cambio stance, ecco un trucco che non tanti sanno e che è estremamente utile quando giocate in Narmaya, e solo il fatto di saperlo vi farà pensare di stare utilizzando un cheat. Quando dovete effettuare lo scambio di stance, vi basta spammare il pulsante triangolo, semplificando notevolmente il tempismo perfetto necessario per scambiare rapidamente le posizioni. In questo modo otterrete uno switch perfetto, fregandovene altamente di dover tenere d'occhio i tempismi. Sorry Siegfried. Un altro aspetto cruciale di Narmaya è la sua capacità di muoversi e mantenere la posizione nella combo. Ad esempio, se si desidera eseguire rapidamente un attacco caricato, è possibile interrompere la combo con un dodge dopo uno qualunque degli attacchi base, e questo vi consente di riprendere rapidamente la combo da dove la si è interrotta, rendendo Narmaya più aggressiva. Questa tecnica funziona anche nella stance blu. Per concludere, un'interessante abilità avanzata di Narmaya riguarda l'esecuzione di un link attack eseguito da uno scambio di stance. Farlo conta come uno scambio perfetto e ciò fornisce una farfalla in più e consente di eseguire rapidamente un attacco caricato o un colpo aggiuntivo nella stance blu durante una combo. Passiamo ora alle skill di Narmaya. Narmaya ha 2 skill! Ok dai, adesso stiamo esagerando, basta, non è vero, ne ha tante. Vediamo quelle che utilizzo. Dance of the Blue Petals concede immediatamente 3 farfalle a Narmaya, aumenta la sua difesa del 40% e le ripristina gli HP. È una buona skill che la rende più resiliente, oltre a fornirle appunto farfalle extra e cure. Dance of the Pink Petals invece concede anche lei 3 farfalle immediatamente, ma fornisce anche un bonus d'attacco del 30%, che può essere vantaggioso se non si è ancora raggiunto il damage cap. Inoltre dà Stout Heart, che impedisce gli attacchi di Narmaya di essere interrotti, oltre che a conferire un bonus di difesa del 20%, rendendola più resistente. Come se non bastasse, ottiene anche supplementary damage, che è un ottimo modo per aumentare l'output di danni senza superare il damage cap. Per quanto riguarda le abilità offensive, Narmaya ha 3 abilità principali: Kyoka Suigetsu, che è uno scatto ravvicinato che infligge più danni al crescere di numero di farfalle disponibili e può essere eseguito da un attacco caricato rapido. Transient invece è una delle abilità più iconiche di Narmaya. Nella stance rosa esegue una serie di attacchi veloci su un'ampia area, mentre in quella blu infligge danni più concentrati su un singolo bersaglio ed entrambe possono essere eseguite da un attacco caricato rapido. Infine Setsuna è forse la skill più potente di Narmaya, è caricabile fino a 3 livelli con danni crescenti e si carica più velocemente a seconda di quante farfalle si hanno. È possibile cancellare questa abilità bloccando o schivando senza perdere il cooldown, ma dovendo ricominciare ovviamente il caricamento, ma rendendo comunque Setsuna una skill con estrema versatilità.
In conclusione, equipaggiare Setsuna, Transient e Dance of the Pink Petals è generalmente raccomandato per massimizzare il potenziale di Narmaya, mentre Kyoka Suigetsu o Dance of the Blue Petals possono essere delle ottime opzioni per la quarta abilità, a seconda di quello che bisogna affrontare. Con questa configurazione di skill e conoscendo i trucchi del kit che abbiamo visto finora, si può massimizzare il danno e la versatilità di questo personaggio. A me piace optare per Kyoka Suigetsu per essere in grado di avere un gap closer, nonostante l'attacco di base di Narmaya durante la stanza rosa copra più o meno lo stesso tipo di ruolo. La seconda opzione che utilizzo è quella di Dance of the Blue Petals per avere un altro modo per aumentare il conteggio di farfalle, mentre allo stesso tempo aumento difesa e cure. In questo modo posso rimanere sempre al massimo ed essere sicuro di avere più farfalle in modo che le mie abilità infliggano semplicemente molti più danni. Iniziamo adesso a parlare di armi e sigilli. A questo punto ormai l'avrete capito, il path per le armi, bene o male, è sempre lo stesso. Si parte con l'arma Executioner, per poi passare a quella Ascension, nel caso non abbiate ancora trovato l'arma Terminus, ma una volta trovata l'arma Terminus, ovviamente quella è sempre la scelta migliore. Con quest'arma avrete accesso a tre sigilli estremamente forti, che sono Catastrofe, che vi dà il 50% di Attack Damage, il 100% di Damage Cap, finché avrete meno di 45.000 HP, cosa che con Narmaya è estremamente facile, visto che è un fuscello. Poi vi dà Regen e poi vi dà Sigil Booster, tutti sigilli estremamente forti, in particolare Sigil Booster, con il quale tutti i sigilli equipaggiati conteranno con un livello in più, e questo, eventualmente, vi permette di non livellare i sigilli fino al 15 e risparmiare un po' di risorse, tanto comunque al 16 non ci possono arrivare a prescindere. Per quanto riguarda il resto dei sigilli, ovvero la vera e propria build, io non ce la faccio, mi dispiace, non l'ho fatto apposta, giuro, però per la build in Narmaya ho due versioni differenti. Scusatemi, davvero. La prima versione è un po' più safe, mentre la seconda è una variazione high risk della prima. Iniziamo dalla prima. Ovviamente utilizziamo entrambi i sigilli signature di Narmaya. Butterfly's Grace semplicemente conferisce una farfalla in più ogni volta che Narmaya conclude una combo o un link attack. Questo renderà più facile massimizzare il numero di farfalle che puoi avere in modo da infliggere il massimo danno possibile ogni volta che segui un'abilità. Questo sigillo si integra molto bene con il successivo, che è Butterfly's Valor, anch'esso molto semplice, poiché ti offre una probabilità del 50% di non consumare le tue farfalle ogni volta che segui un'abilità. Il che vuol dire che se la fortuna è dalla tua parte, per esempio, puoi usare Transient con 6 farfalle e proseguire con Setsuna, che uscirà molto più velocemente e molto più potente. Il resto dei sigilli sono più o meno quelli che vi aspettereste: Damage Cap maxato, che ci porta a 250% il limite dei danni, Supplementary Damage, anch'esso maxato visto il numero di attacchi che fa Narmaya, e quindi avremo il 70% di possibilità che ogni attacco infligga un ulteriore attacco del 25% della potenza base, ignorando ovviamente il Damage Cap. Poi abbiamo Tyranny, maxato anch'esso, che ci dà il 50% di attacco extra sacrificando solamente il 20% degli HP, e questo indipendentemente dal livello a cui abbiamo Tyranny. Ovviamente abbiamo War Elemental, che è soltanto uno dei sigilli più forti del gioco, in quanto ci permette di essere considerati dell'elemento superiore in ogni caso, aumentando vertiginosamente i danni che possiamo infliggere. Stamina, che a questo livello ci dà un 50% di attack, e ce lo troviamo perché è presente in un altro sigillo, ma sinceramente non è male. Un po' di crit per raggiungere una percentuale accettabile, Quick Cooldown e Cascade per avere le skill up il più spesso possibile. Per quanto riguarda i sigilli difensivi, ovviamente andiamo col solito pacchetto di Guts, Auto Revive e Improved Dodge. Per quanto forte, Narmaya è un personaggio estremamente squishy, per cui avere quel Guts e quell'Auto Revive come safe net non è male, e Improved Dodge ci aiuta a non essere colpiti ogni 2 secondi. Per quanto riguarda la versione high risk della build, si tratta semplicemente di cambiare 2 sigilli, quelli che vi pare tranne Damage Cap, e aggiungere Glass Cannon e Potent Greens. In questo modo avete ancora più danno e un modo per contrastare il drawback di Glass Cannon. Io utilizzo questa build nelle fight in cui sono particolarmente confident, come Proto Bahamut o alcune missioni di farming in cui so che non verrò colpito praticamente mai. Narmaya è assolutamente una meraviglia di personaggio, di gran lunga uno dei più forti in Gran Blue Fantasy. Testando contro il manichino sono riuscito a raggiungere quasi 40 milioni di danni in 60 secondi, un numero folle. Ho visto persone arrivare anche a 45 milioni. Il trucco per padroneggiare il tempismo per lo scambio perfetto delle stance e il segreto di questo personaggio, chiamato anche spammare il pulsante, è aver reso Narmaya uno dei miei personaggi preferiti molto molto velocemente. Io spero vivamente che questo video vi sia potuto essere utile, visto che Narmaya è comunque un personaggio che sa essere abbastanza tricky. Se questo tipo di video vi stanno piacendo, considerate di iscrivervi al canale, lasciare un like o un commento. Detto questo, grazie a tutti per aver guardato, il mio nome è Midboss e vi auguro una splendida giornata. Alla prossima, ciao ciao!